passaggio di consegne a Roma al vertice di Assoporti, il presidente uscente Luigi Merlo ha passato il testimone a Pasqualino Monti, che guiderà l'associazione per un anno. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Lupi venerdì scorso è tornato a Civitavecchia. Nel corso di un incontro in Authority il ministro ha elogiato la crescita dello scalo. Il relitto della Costa Concordia resterà davanti all'isola del Giglio fino alla prossima primavera, lo ha annunciato il capo della Protezione Civile Gabrielli parlando dei rischi di uno spostamento in inverno. Bentrovati con la nuova edizione del network portuale, cambio della guardia ai vertici di Assoporti, l'associazione che rappresenta i principali porti italiani. Pasqualino Monti ne ha assunto nel corso di un'assemblea a Roma la presidenza, ricevendo il testimone da Luigi Merlo, presidente del porto di Genova. Sentiamo tutti i ragguagli nel servizio. Cambio della guardia ai vertici di Assoporti, l'associazione che rappresenta i principali porti italiani. Pasqualino Monti, presidente dei porti di Roma, ne ha assunto la presidenza ricevendo il testimone da Luigi Merlo, presidente del porto di Genova. Il passaggio delle consegne è stato ufficializzato oggi nel corso di un'assemblea a porte chiuse dell'associazione. Il neo presidente ha chiesto al direttivo di Assoporti 2 mesi di tempo per mettere a punto una proposta complessiva di politica portuale e logistica, sottolineando come i mutamenti traumatici in atto nella geografia e nelle caratteristiche dei traffici marittimi mondiali e quindi dell'interscambio globale rendano indispensabile una rivisitazione complessiva delle norme, della governance e delle metodologie operative che caratterizzano da decenni la portualità italiana. Monti ha quindi sintetizzato in 5 punti le linee guida che dovranno ispirare l'azione di Assoporti, chiamata ad un ruolo di regia in un settore di altissima valenza strategica per il futuro sviluppo del Paese. Concluderò solo con la citazione, ha detto, delle 5 aree di azioni sulle quali tenteremo di imprimere tutti insieme la svolta. In discussione saranno quindi il ruolo delle autorità portuali nei rapporti con lo Stato, ma al tempo stesso nei rapporti con il mercato, l'autonomia delle autorità portuali attraverso nuove formule di finanziamento e di affermazione dell'autodeterminazione finanziaria, la rivoluzione burocratica attraverso una totale riscrittura della governance dei nostri enti, la gestione integrata dei territori per lo sfruttamento di ogni opportunità di sviluppo logistico e produttivo, le alleanze funzionali con gli altri soggetti della logistica e del trasporto sulle filiere dei passeggeri e delle merci. I tempi di decisione e di scelta ai quali eravamo abituati, ha affermato Monti, non sono più compatibili con le rapidissime trasformazioni in atto nel mercato globale. I porti che operano sulla linea del fronte dell'interscambio mondiale sono chiamati a decisioni sino a ieri impensabili per un paese come il nostro, abituato a mediare anche il suo destino. Decisioni che richiedono immaginazione, innovazione, progettualità, capacità di imporre il cambiamento e rispetto alle quali non esiste alternativa se non quella di una progressiva emarginazione e un declino, con conseguenze devastanti per tutta l'economia italiana. Il porto di Civitavecchia è un esempio da imitare sia per la velocità delle opere che per la trasparenza e la sicurezza con cui si portano avanti le opere. Questo è il messaggio lanciato venerdì pomeriggio all'autorità portuale dal ministro Maurizio Lupi, come sentiamo in questo servizio dalla voce dello stesso ministro intervistato al termine dell'incontro insieme al presidente dell'Authority Pasqualino Monti. Sentiamo. Il porto di Civitavecchia, un esempio positivo da seguire per la realizzazione di opere pubbliche in grado di rilanciare l'economia del Paese e tempi brevi per finanziare lo sviluppo del porto di Civitavecchia e quindi la piastra logistica laziale. Questo è l'impegno assunto oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, in occasione di un incontro con il presidente dell'autorità portuale, Pasqualino Monti. In una sala convegni dell'Authority di Gremita e dalla presenza tra gli altri del comandante generale delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Felicio Angrisano, e del sindaco Pietro Tidei, il ministro Lupi ha elogiato la crescita dello scalo, assicurando l'impegno del governo sia per il completamento della Civitavecchia Orte che per l'inserimento dello scalo nel prossimo semestre di presidenza italiana a Bruxelles nel Core Network.
L'intervento del ministro Lupi, che per impegni istituzionali non aveva potuto presenziare alla Due Giorni del Mediterraneo e che aveva promesso una visita non appena possibile, è arrivato al termine della proiezione del filmato su Civitavecchia Porta del Mediterraneo. E dopo un breve discorso del presidente di Molo Vespucci Pasqualino Monti, che ha ricevuto risposte concrete alle sue richieste per far crescere ancora il porto e battere così la concorrenza di altri scali europei. Ma sentiamo com'è andata in queste interviste rilasciate al termine dell'incontro dal ministro Lupi e dal presidente Monti. Lei già aveva detto, venendo a Civitavecchia, questo porto era un'eccellenza. Dopo aver visto il video, conferma e raddoppia? Confermo e raddoppio, in particolare confermo e raddoppio l'idea che il sistema portuale italiano è un'eccellenza del nostro paese ed è uno dei motori della rinascita e della crescita. Dobbiamo prendere dei buoni esempi e questo mi sembra un buon esempio, sia per quanto riguarda la modalità di effettuare i lavori, la legalità, la trasparenza e anche per quanto riguarda invece la capacità di mettere e di fare sistema. Io credo che in Italia, se andiamo avanti su questa strada, ce la possiamo fare. Nuova visita del ministro, gli elogi al porto, ma soprattutto garanzie per una mano del governo per l'inserimento del core network. Sì, lo ringrazio innanzitutto perché ci ha onorato nuovamente la sua presenza, ma poi pragmaticamente, come sono abituato a ragionare, noi abbiamo oggi, nella giornata di oggi, abbiamo fatto due richieste al Ministero. La prima di essere inseriti nell'elenco infrastrutture, quindi la nostra piattaforma di inserire nell'elenco infrastrutture, e lui ha risposto che lo farà e stiamo già lavorando con la struttura tecnica di missione per farlo. E la seconda è quella di inserire con la presidenza, col semestre di presidenza italiana nella comunità europea, il porto di Civitavecchia e il porto di Fiumicino, quali porti di Roma, nel core network. E anche su questo abbiamo preso il suo impegno e sono convinto che con il governo andrà avanti in questa direzione. Il mercato sta cambiando, sta mutando, le navi diventano sempre più grandi, in cantiere non ci sono più navi piccole, sono navi grandi. Noi siamo l'unica realtà nel contesto del paese che ha le caratteristiche geofisiche per ospitare queste grandi navi. O ci adeguiamo e lo facciamo in tempi stretti, oppure, come io amo dire, il mercato purtroppo non fa feriti, miete solo vittime. Il pomeriggio civitavecchiese del ministro Maurizio Lupi si è chiuso venerdì scorso a bordo della nave MSC Splendida, dove sono state illustrate le varie attività benefiche svolte nel corso dell'anno dall'associazione sportiva Montecitorio Running. Sentiamo. La giornata civitavecchiese del ministro Maurizio Lupi è proseguita venerdì a bordo della nave MSC Splendida, dove sono state illustrate le attività sportive e benefiche del Montecitorio Running Club. Anche in questa nuova legislatura l'attività del club ha come obiettivo di aggregare in modo assolutamente bipartisan politici e parlamentari che condividono l'idea che salute, benessere, pratica sportiva e solidarietà siano valori da promuovere. Maurizio Lupi, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, appassionato di sport e di maratona, ha preso parte 7 volte alla maratona di New York, ha ispirato 5 anni fa questa iniziativa riunendo intorno a sé oltre 60 colleghi di diversa attitudine, capacità e orientamento politico. Nella stagione 2012 è stata raccolta dal club la somma di 45.000 euro consegnata oggi da Domenico Pellegrino, Managing Director di MSC Crociere, al sindaco del comune di San Prospero e alla cooperativa sociale Il Girasole per finanziare il progetto Officina dello Studente, una struttura sociale di studio per i giovani delle zone terremotate dell'Emilia. È stato inoltre annunciato che la nazionale italiana Running del Parlamento sarà presente alla prossima New York City Marathon di domenica 3 novembre. Come nel passato, questa trasferta si inserisce nelle iniziative benefiche e di solidarietà sostenute dal club e quest'anno rivolte alla raccolta fondi per la comunità di San Patrignano, con il desiderio di aiutare e valorizzare il progetto Oltre il Traguardo, che ha come obiettivo la partecipazione di alcuni ragazzi proprio alla maratona della Grande Mela. Letizia Moratti, ambasciatrice di San Patrignano, insieme ai curatori del progetto Antonio Boschini e Gabriele Rosa, hanno spiegato come lo sport, l'allenamento e il sogno di portare a termine una maratona internazionale siano in questi mesi un nuovo e straordinario percorso terapeutico per gli ospiti della comunità coinvolti in questa iniziativa.
La Costa Concordia potrebbe rimanere spiaggiata davanti all'isola del Giglio ancora per circa un anno, è quanto emerso dalle recenti dichiarazioni del capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Se non ci forniranno le adeguate garanzie, la nave non verrà rimossa fino alla prossima primavera, quando le condizioni meteo marine permetteranno di rimetterla in asse senza rischi. A preoccupare il prefetto Gabrielli sono i rischi legati al momento in cui la nave verrà messa in asse. C'è infatti un lato nascosto, quello sommerso, che potrebbe riservare bruttissime sorprese e dove oltre ai corpi delle ultime due vittime si sono accumulati detriti, detersivi, cibi e scarichi interni, sostanze che potrebbero liberarsi in mare, ed è per questo che per il capo della Protezione Civile sarebbe meglio aspettare la prossima primavera. E ora immancabile l'appuntamento con il nostro Telex. La crisi economica non risparmia il trasporto marittimo, che nel primo trimestre del 2013 cala del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2012 e del 5,5% rispetto all'ultimo trimestre dell'anno scorso. Un calo in cui, però, tiene il settore container, che anzi fa registrare un lieve aumento dello 0,9% nel 2012 rispetto all'anno precedente. Questi alcuni dei dati pubblicati oggi da Assoporti e l'Istituto SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. La Giunta Comunale di Palermo ha approvato nella seduta di oggi un atto di indirizzo rivolto al settore urbanistica per predisporre delle proposte sul piano regolatore del porto e l'intesa con l'autorità portuale. 5 nuove navi sono state varate in Europa negli ultimi 4 mesi, è quanto rileva Cruise Lines International Association, la più grande associazione del settore delle crociere con rappresentanze in Nord e Sud America, Europa, Asia e Oceania, nel fare il punto sul contributo alla cantieristica europea. Ma questa è l'ultima informazione per la nostra edizione del Network Portuale. Vi ringrazio per la cortese attenzione e arrivederci alla prossima puntata.